Sesta puntata all'interno della nostra Digital Transformation TV per parlare di un argomento ancora più specifico, amici, perché stiamo cercando un po' di conoscere al meglio quelle che sono le singole accezioni di un processo in continua trasformazione, quello del passaggio dall'analogico al digitale quando parliamo di imprenditoria, tailor-made, che se vogliamo tradurlo in italiano è un po' un approccio cucito addosso al cliente. Vogliamo scandire un po' questi termini in compagnia di Franco Nicosia, che è Project Manager di Dornic e che saluto ancora una volta. Franco. Ciao Claudio. Allora, abbiamo detto cucito addosso, un approccio cucito addosso, qualcosa che ovviamente il cliente richiede, perché è naturale che non si può affrontare un procedimento standard, no, per le aziende. E c'è bisogno di cercare di catalizzare quella che è la necessità primaria del cliente per poi agire su quei punti sensibili, se vogliamo. In questo senso, l'approccio tailor-made, che cosa vuol dire, se vogliamo spiegarlo anche in maniera più semplice? Claudio, partiamo da un assunto, no? Insomma, un po' più umanistico. Siccome ogni essere umano è diverso da un altro e le aziende sono composte chiaramente da persone, è assolutamente evidente che se io ho un progetto di trasformazione digitale che adatta un'azienda, è altamente probabile che questo progetto non può essere adatto ad un'altra azienda. Quindi con approccio tailor-made si fa proprio riferimento a questo aspetto, cioè se si deve accompagnare un processo, un viaggio verso la trasformazione digitale all'interno delle aziende, quindi dei processi, delle persone che compongono questa azienda, è assolutamente necessario che il progetto sia sviluppato su misura per quella specifica azienda. Se ci vuoi raccontare un'esperienza anche per comprendere al meglio, per toccare con mano che cosa intendiamo con approccio tailor-made. Se un'azienda decide di fare un sito web, a un certo punto si rivolge ad un professionista ed un professionista molto spesso prende un template, quindi un modello di sito web, e lo adatta alle esigenze dell'azienda. Ma in realtà questo sì, sicuramente fa ridurre il tempo, quindi permette un più rapido passaggio di quell'azienda nella trasformazione digitale, quindi il tempo è più breve. E tuttavia, ed è ovviamente sempre meglio di niente, no? Perché dal totale anonimato digitale ad avere un sito web in cui ho praticamente dei contenuti che mi rappresentano in termini di posizionamento, quindi della mia azienda, è sempre meglio. E tuttavia, è assolutamente necessario invece costruire un progetto, perché devo utilizzare un sito web? Qual è l'obiettivo di quel sito web? Che cosa voglio ottenere con il sito web? Ecco, questo è proprio l'approccio tailor-made. Ecco, fino a quando poi entrano in ballo un po' gli strumenti per risolvere queste problematiche. Quindi abbiamo detto che bisogna intercettare l'esigenza del cliente, poi naturalmente agire praticamente per risolvere la problematica. Oggi trovare un software per risolvere un problema è semplicissimo. C'è una tale abbondanza di strumenti messi a disposizione dai più disparati fornitori per riuscire a ottenere il risultato che ci si prefigge. Tuttavia, il problema è l'integrazione di questi strumenti all'interno di una strategia. Quello che in realtà manca è un processo di accompagnamento, un progetto di accompagnamento, perché questo è un viaggio che l'azienda fa all'interno della trasformazione digitale. E non è detto che gli strumenti che io posso intercettare possono essere adatti a tutte le aziende. A questo punto sorge spontanea anche una domanda relativa all'organizzazione di un'azienda che può servire un cliente e ha un metodo, se di metodo possiamo parlare, quello Dornic, che ha una serie di asset a disposizione di svariate professionalità che però lavorano per un fine comune. Quindi ti chiederei l'importanza di mettere insieme una serie di strumenti, una serie di professionalità per cercare di risolvere e sicuramente poi riuscire a risolvere una problematica attraverso questa nuova suite. In che modo lo fa Dornic e qual è l'importanza di usufruirne? Quando abbiamo progettato il sistema Dornic, abbiamo proprio pensato ad un approccio tailor-made, quindi un approccio su misura, sul cliente, e quindi non una soluzione standard. Per cui nella progettazione abbiamo messo insieme diversi professionisti che nelle diverse aree della trasformazione digitale possono dare un contributo
diciamo, importante all'interno di un progetto integrato e ovviamente diversificare i software in funzione praticamente delle dimensioni dell'azienda e delle necessità specifiche dell'azienda. All'interno di un processo appunto strutturato, su misura, quindi cucito addosso, come tu hai detto all'inizio di questa puntata, cucito addosso appunto sul cliente. Ti chiederei così di tratteggiare, ecco, l'importanza della scelta di investire in un progetto di questo tipo. Guarda Claudio, come tu hai detto, utilizzare la parola investimento significa che io, se decido di investire, è perché otterrò un vantaggio nel medio e lungo termine. Questo tipo di processo fortunatamente in Italia è agevolato da la possibilità di attingere a degli strumenti di finanza agevolata, sia a fondo perduto che, diciamo, di finanziamento, messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco, la suite Dornic permette appunto di dare al cliente una soluzione integrata affinché possa intercettare questi finanziamenti e soprattutto possa ridurre l'impatto economico e finanziario all'interno della propria azienda dell'entità di questo investimento. Franco, per chiudere, te la senti di lasciarci con un consiglio verso un imprenditore che voglia aprire, non so, una startup, un'azienda, qualsiasi tipo di attività ed essere all'avanguardia su un mercato sempre più competitivo? Il consiglio da dare è quello di cercare di attuare delle progettazioni integrate che possono mettere assieme nel tempo tutti gli strumenti che sono necessari per potergli far raggiungere gli obiettivi che si è prefisso. Grazie allora di cuore a Franco Di Cosia, Project Manager di Dornic, per essere stato in compagnia della nostra Digital Transformation TV. Grazie Franco. Grazie a te Claudio. Ci rivediamo alla prossima puntata.